Ciao a tutti e bentornati in Tessina News. Quest'oggi vi diamo un'idea davvero molto originale. Sapevate che nel catalogo Tessiland è possibile realizzare dei nomi con la scritta in filtro? Ebbene sì, potete farlo, il che è davvero molto semplice. Potrete realizzare quindi il vostro nome o una scritta, una parola, qualsiasi cosa da poter utilizzare, poi vedremo esattamente in quale modo, da realizzare appunto proprio con il filtro. Lo spessore sarà di circa 3 mm, l'altezza della prima lettera è di circa 4, che poi ovviamente varia a seconda delle lettere che si eseguono. Prestate bene attenzione però, è possibile inserire solo una parola oppure un nome per volta, che raggiunga un massimo di 20 caratteri. Se quindi volete realizzare ad esempio una scritta con due nomi quali Anna e Maria, in tal caso dovrete acquistare due quantità, uno per Anna e uno per Maria, cosa che ovviamente non vale nel momento in cui Anna Maria diventa un unico nome. In quel caso, rientrando nei 20 caratteri, potrete tranquillamente fare la vostra stampa direttamente con quel nome. Per vedere concretamente realizzata la vostra parola o il vostro nome, vi basterà inserirlo all'interno del riquadro esattamente come mostrato in foto. Ci sono diversi colori che potrete utilizzare: il celeste, il fucsia, il rosa, ecco qua, il rosso e infine il nuvola. E le creazioni che potrete realizzare sono davvero tanti, perché queste scritte possono essere applicate con la colla, ad esempio quella a caldo, oppure cucite su dei fiocchi in nascita, su delle copertine, su delle creazioni, quale ad esempio proprio questa. Applicandola quindi con la colla a caldo potrete senz'altro realizzare delle creazioni, che sia per la Pasqua, per il Natale, come addobbo per la tavola, insomma per la casa, per qualsiasi cosa. Dove trovare queste parole in feltro? Molto semplice, vi basterà andare nella categoria applicazioni, sotto categoria feltro e scorrere la pagina fino a quando non troverete il colore che appunto vi piace di più. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi do appuntamento al prossimo articolo e vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella. Ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!